Sono appena usciti gli spoiler del nuovo TS e sta per arrivare un set davvero davvero importante. C'è assolutamente bisogno dell'episodio Car Market Watch speciale giugno 2024. Iniziamo con gli ultimi movimenti del mercato, quindi con Access Code che scende un pochino ma si stabilizza. Vediamo un po' in generale i prezzi della rarity. Dragoon scende tantissimo dai pre-order, vi avevo detto è veramente troppo alto, infatti è sceso tanto. Chi è salito invece, l'unica carta vi avevo detto compratela, che è Crossout, che da 2€, 2,50€ a copia risale sui 4€. Per i playset vi tocca spendere comunque sui 5€. Non penso salirà oltre 5€, penso si stabilizzerà attorno ai 4-5€, rimarrà qui. Bravi se l'avete comprato, non bravi se non l'avete fatto, dovete ascoltare il tegame. Anche Apollusa, le altre carte, vediamo se si sono stabilizzate così. Queste qui sono tutte in rarità super attorno ai loro prezzi. C'è stato comunque, c'è stato quasi un piccolo rialzo, ma va bene, va bene. Le Quarter, anche qui la value sembra si sia stabilizzata. La carta più costosa penso sia Apollusa al momento, perché se andiamo a aprirle sì, cambiano un po' i prezzi, che sta sulla cinquantina, 55 eccetera. La seconda mi sa che è Access Code. Sì, Access Code sta su 37. Poi vabbè, ci abbiamo mi sa varie staple, 3x. Comunque abbiamo parecchie quarter sopra i 30€. La value, la sorpresa più grande, che in realtà già potevamo anche aspettare, è il fatto che molta della value si trova sulle platino. Quindi a differenza dell'anno scorso, le platino valgono quasi il doppio a livello di value, che non è male. Vediamo tante platino sopra ai 10€, mentre erano abbastanza ignorate nella scorsa rarity. Per carità, c'avevano sempre un po' di value, però non così alte. Ecco, diciamo almeno un 50-60% in più in media. Hanno fatto un bel lavoro con le platino, ci sta. Mi raccomando ragazzi, se volete comprare un Boxy Radio, Tac Box eccetera, utilizzate i miei link in descrizione, il codice sconto è in 5, comprate a Fantasia, così supportate il canale. Il favoloso Larry, questo qui vi avevo detto di comprarlo quando stava sui 50 centesimi eurino, e adesso sta a 3,50€. Conviene prenderlo questo? Potrebbe convenire, ci potrebbe essere una reprint, ma aspetterei di vedere queste due nuove uscite di cui andremo a breve a parlare prima di comprarlo, perché finché era 1€ ci stava a prenderlo. Adesso 3,50€ più la spedizione, spende 5-6€ per una carta che magari poi ristampa e va a centesimi, non è il massimo. Vedremo. E Purly Noir, altra carta che avevo detto sarebbe potuta salire, ma che non mi aspettavo salisse così tanto, vi dico la verità. Vi ho detto prendetela se non ce l'avete, se volete giocare Purly, perché ovviamente è l'ultima, l'unica carta ultra rimasta di questo archetipo, e è l'unica quindi che ha una tiratura diciamo limitata, e passa da l'euro praticamente ai 5-6€ a copia. La copia quarter non sale così tanto a livello di value, converrebbe probabilmente prendere la copia quarter, però è probabile che questa roba venga ristampata. Io personalmente mi sono dimenticato ragazzi, pensavo averci il noir, non l'ho comprato, me ne sono preso una copia quarter perché non so, mi ero di più spende 5€ per quella ultra che 25 per quella quarter. Sono stupido. Andiamo avanti con anche Plump, che anche questa sale. Ci sono ancora parecchie copie disponibili e lo stesso vale per noir, però anche queste sono salite. Sono due per assoluti, per forza servono, però iniziano a rimanere poche copie sotto l'euro, quindi anche questo va preso senza dubbio. E poi vabbè, ci abbiamo Kashtira che sale un pochino, il Ferrir ma lievemente, sale il Rysart un pochino, sempre perché hanno ristampato appunto i pianeti, e le Teosi pure qui salgono un po', niente di troppo eccezionale, anche perché secondo me Kashtira non è un granché in questo meta. Parliamo adesso dell'OTS25 e il motivo per cui ho dovuto rifare questo video, perché sono usciti spoiler, quindi l'avevo già fatto ieri e ho sbagliato, rifacciamolo. E vediamo gli spoiler. Esce il 12 giugno e abbiamo queste tre carte, queste cinque carte. Le prime tre hanno la scritta dorata e quindi sono le ultime. Exodia, lo sapevamo. Snake Eye Ash e Diviner. Non è brutta la Diviner alla fine come ultimate, ci può stare. Sono curioso di vedere il pattern. Nemmeno Snake Eye Ash, però non lo so, non mi fa impazzire. Potevano fare, io speravo tanto qui in una ristampa ultimate del tridente, visto che avevano annunciato
la ristampa nei tin, dico però una stampa Ultimate potrebbero infilarci qui dentro. Questo mi fa pensare che non vedremo il tridente probabilmente fino appunto ai tin di quest'anno, quindi mi dispiace per i tempi play, mi dispiace non tanto, il mazzo mi fa un po' schifo, quindi però è così. Fire King Island e il token probabilmente saranno super. Altre carte potrebbero infilarci, che spero ci infilino, è la roba di Melodius, che può essere a solo come super, come mi pare, come common, magari ha un costinato, e magari una cosa che hanno fatto è ristampare delle carte, hanno fatto uscire common anche in set abbastanza recenti, farle foil, super, appunto, altra roba Melodius, cioè potrebbero mettere dentro. Comunque va bene, se vi volete realizzare Snake Eye, Lady Banner come stampa Ultimate non è brutta secondo me. Passiamo adesso al set più interessante, che è Battaglia Reggenda Vendetta Terminale, che esce il 20 giugno e ci esce un sacco di roba. 4 archetipi, Barriere Ghiaccio, Genex, Infernoid e Bestia Spirito, Spiritual Beast. Iniziamo col vedere gli spoiler che sono usciti, anche queste uscite assieme a quelle dell'OTS. Vediamo 5 carte e vediamo appunto la fusione nuova Drago Bianco, una carta Spiritual Beast, una carta Infernoid, il Link Genex e il sincro di Barrier, di Ice Barrier, no, come si chiama? Sì, Ice Barrier questi. E non sappiamo la rarità, perché a me queste qui sembrano quarter, quindi potrebbero essere una qualsiasi rarità, potrebbero essere o ultra o secret, perché è uno di quei set con 4 ultra e una secret. C'è questa fusione qui che è un supporto a Blue Ice, che vabbè, lasciamolo perdere. E poi ci sono gli Ice Barrier, che sono interessanti. È carino come archetipo, cioè non è carino, penso, giocarci contro, perché è un archetipo che grazie a questo sincro qua tira fuori dei mostri che fanno da floodgate in pratica. Una trappola anche qui molto carina. La carta davvero rotta di questo deck è questo tizio qui, che vi fa tributare un altro mostro con effetto e controllate, e specialate 3 token livello 1-0-0. Lui è tuner, aumenta il suo livello in base a quanti token ha evocato. Ho visto delle combo che pescano 4 con il coccodrillo. È una roba boh, va bene. Non è bruttissimo, però non mi sembra iper meta relevant. Il Genex gli hanno fatto un po' di supporti, quindi tizio qui che vi fa sincrare Genex Quick, questo qui che vi dà follow up, fa anche da extender e robe varie. E questo sincro, che in realtà è un sincro generico, sincro 10, che richiede però un tuner dark, almeno. Fa da Omni Negate per i mostri, bandendo però un mostro dal proprio cimitero con lo stesso attributo di quel mostro. Lo potete fare anche più una volta per turno, ma sempre bandendo attributi diversi. Non penso troverà spazio in vari deck. In Genex ovviamente è carino, però è difficile avere un deck con tanti attributi, e tra l'altro devi avere l'attributo giusto da rimuovere per negare l'effetto al mostro avversario, un po' dura. La carta davvero forte di questo archetipo è questo Link 1. Strano che Link 1 siano forti. Lo fate con un livello 4 inferiore Genex. Quando questa carta viene linkata, puoi aggiungere un mostro Genex dal cimitero a tua mano. La cosa forte è che una volta per catena, se un mostro Genex viene aggiunto alla mano, eccetto che pescandolo, quindi sia da cimitero che da deck, puoi evocare normal immediatamente un mostro Genex. Ti locca in sincrare dall'extra deck utilizzando solo tuner Genex, quindi non ti locca in mostri Genex, ma devi fare per forza sincro, e per forza sincro utilizzando mostri Genex tuner come materiale. Però ho visto le combo carine, però è un po' un pile deck. L'unica carta costosa di questo archetipo è il Genex alleato Axel, che comunque venderei lo stesso. Poi vi spiego perché. Venderei un po' tutte le carte di questi archetipi, poi vediamo alla fine, dopo che ve le ho fatti vedere tutti, il perché. Ritual Beast è un po' un classico pile deck. Non l'ho approfondito molto, però non mi attira più di tanto. La carta più costosa è questa fusione qui, che fa da Omni Negate, mi pare addirittura questo non once. Ha anche una copia Ultimate, 10 euro, anche di questa me ne libererei. E l'archetipo più interessante è Infernoid. Infernoid troviamo questa nuova magia, un'altra magia e una fusione che vi fa sciocca di quanti mostri Infernoid a deck, e che diventerà molto più forte quando uscirà l'engine Finsmith, che vi permetterà di fusionare un po' a caso appunto i demoni
quello sarà davvero forte, e il Link 4, che guarda caso è un Link 4 fuoco, con due più mostri, incluso un mostro infernoide. Questa qui è una carta che fa pure il caffè: se l'avversario speciala, tributi un mostro e gli bandisci, gli neghi la summon, gli bandisci quel mostro. Se una carta viene mandata al cimitero, gli puoi bandire una carta sul terreno senza targettare. Se questa carta viene distrutta dall'avversario, puoi speciale un infernoide dal deck. Fai delle cose incredibili con questo mostro. La cosa più rilevante, appunto, è che è un fuoco, due più mostri. Lo fai appunto con la Promita più un qualsiasi mostro. Questo è l'archetipo più interessante, grazie ovviamente a Decathlon, che è un mostro di livello 1 fuoco, tuner tra l'altro, soft ones nella combo con Snake Eye, potete farlo potenzialmente 4 volte, è davvero, diventa davvero davvero forte. Non costa niente Decathlon, costano, ci sono un altro po' di carte che costicchiano qualcosina, ma niente troppo, c'è Onunco, Armadic e il Primais che costano qualcosina. Anche queste non le prenderei, le venderei, le venderei magari a meno che ce l'avete Ultimate. Se ce l'avete questo pezzo Ultimate, ve lo potete anche tenere. Però perché? Perché tutte queste carte, comprese le carte di Ice Barrier, Genex e Spiritual Beast, in OCG sono state stampate in... nella copia di questo set, diciamo, in Terminal World. Loro si chiama Terminal World. Penso faranno la stessa cosa anche da noi. Non penso lasceranno carte fuori. Quindi, perlomeno, non le comprerei. Per quanto riguarda Infernoide, se volete giocare, magari potete pensare di tenervi le carte, perché comunque non volete rischiare. È l'archetipo che c'è più potenziale. Va bene, ci può stare. Però io me venderei tutto, personalmente. Andiamo avanti. Ancora più carte nuove, sempre nella descrizione di Terminal Revenge. Inoltre troverai nuove carte che potenziano le strategie introdotte in Incubo Fantasma ed Eredità di Distruzione. Infine, questo set contiene fantastiche carte tratte da molti manga e serie animate di Yu-Gi-Oh, comprese le carte da storia di Sky Striker. Iniziamo con le carte, carta che potrebbero importare così, questo Link 2 che era una promo, due mostri fuoco e protegge le vostre spell and trap scoperte sul terreno dagli effetti delle carte, e potete anche targettare uno dei fuoco banditi, dei vostri fuoco banditi, aggiunge la vostra mano e non lo puoi attivare gli effetti per il resto del turno in pratica, però può essere simpatico come carta. E poi la roba Sky Striker, abbiamo questo livello 1, abbiamo un po' di Link, questo qua interessante che ha full value solo se giochi, se hai Ray e Rosa al cimitero, quando picchia in pratica fai Ray Cechi. Un po' brutto il fatto che non può essere utilizzato come material Link, però va bene, fa da negate quando entra, vabbè, simpatico. Camellia, Mario, è la roba un pochino più interessante, che si fa con due mostri con effetto, entra, se hai tre o meno spell nel cimitero, puoi mandare una carta Sky Striker e quindi ti dà accesso a engage praticamente con qualsiasi due mostri. Fai questa, mandi engage, fai cagari utilizzando questa e buona lì. Poi vabbè, c'è anche quello che, l'altro effetto che manda, e ci abbiamo poi Surgical Striker Spectra, che è il mostro Link generico. In realtà non devi per forza utilizzare Sky Striker, e puoi utilizzarlo in un deck che non utilizza Sky Striker. Due più mostri, incluso un mostro Link, è un Link 4, quindi un bel investimento. Quando l'avversario attiva una carta o effetto come c'è Link 2 o superiore, Quick Effect, puoi bandire due spell dalla mano e o cimitero, neghi quell'effetto e poi puoi distruggere una carta qualsiasi l'avversario controlla. Molto carino, simpatico, chissà che non veda play in futuro. L'unica carta di Sky Striker rimasta costosa è Linkage. Conviene comprarla? Boh, perché comunque lasciamo perdere il fatto che io ce n'ho 3 listati, no, 6 listati qui, quindi se volete comprare, compratelo, è giusto che li comprate. È uscito comunque il 3 novembre 2022. Quindi in questo set potrebbero tranquillamente ristampare anche questa carta, e anche se non la ristampano, non è che questi supporti vi rivoluzionano Sky Striker. È comunque un deck che fatica un po', che cerca il grand game in un meta in cui comunque tanti mazzi hanno un grand game migliore questo deck, quindi secondo me si può anche aspettare, però se volete comprare, compratelo da me. Nella descrizione del set si menzionano anche supporti e strategie uscite in Phantom Nightmare e LED. Che cos'è che è uscito in questi due set e che hanno in OCG e che noi non abbiamo? La nuova fusione di Yubel, Phantom of Yubel, che è una fusione che entra a caso all'Astraloud mischiando questi materiali da terreno, mano e o cimitero.
e molto molto forte, non può essere utilizzato in materia da fusione, solita clausola Juve, non prendi danni, non prendi schiaffi quando viene picchiata, e quando l'avversario attiva un effetto di un mostro, quick effect, possiamo tributare questa carta e l'effetto diventa l'avversario distrugge, quindi noi, un mostro Jubel nella mano deck o cimitero, quindi anche, scusate, deck o terreno, quindi anche nel deck. Molto forte, bypassa questo effetto, effetti di protezione come quello della terreno Itempai per esempio, perché trasformi l'effetto, quindi molto forte, è un negate tra virgolette straforte, quindi tutti i mostri muoiono, non gliene frega niente, li bypassa. E quindi che vogliamo andarci a prendere? La fusione? Fusione Jubel sì e no, vi basta una copia in realtà, perché nelle nuove liste non hai spazio per più una copia di questa carta e alcune addirittura non giocano nemmeno Super Poli, nemmeno questa carta. Jubel si può trasformare in un mazzo un po' tipo Unchained Jubel, è un pochino più sui Link, Varudras, quindi si potrebbe prendere appunto il Varudras, che è davvero grosso, sta abbastanza economico sui 9 euro, scende praticamente ogni giorno, 9-10 euro, quindi questa è una spesa che si potrebbe fare, e ovviamente tutte le carte super di Jubel che stanno in realtà a qualcosina, quindi prendetele, sia Spit che Loto che il Dolore Incubo, e ovviamente il Trono e l'Incubo è la carta più importante, la carta più costosa di Jubel, l'unico 3 per che devi comprare, sembra sia stabile sui 25 euro a copia, se volete giocare Jubel vi tocca prenderlo, e se annunciano questa fusione di Jubel, perché ancora non è confermato niente, potrebbe anche non uscire questa fusione, però se l'annunciano probabilmente fa un bel volo. Assieme a questo ovviamente le Dark Beaconing Beast, che è un engine che devi giocare assolutamente, assieme all'apertura dei cancelli dello spirito, dei cancelli degli spiriti, quindi questa almeno uno per, queste qui io direi almeno tre per, perché se ne hai già due in mano per esempio, poi non puoi proprio attivare l'apertura dei cancelli degli spiriti, perché devi, se non sbaglio, aggiungere per forza per poterla attivare. Altra roba, la roba Unchained, finché ragazzi non escono i Tin quest'anno e Yama non ci sarà, quindi che vogliamo fare? E anche l'anima svincolata dell'angoscia, che tra l'altro non sappiamo se verrà ristampata nei Tin. L'ultimo link grosso di Unchained è rimasto, è molto comodo per rompere le board, quindi è un bel pezzo importante. Altra roba un pochino più di nicchia, la Crossship, che ovviamente con il Phantom of Jubel si inizierà a giocare, che in realtà non ha così tante stampe, perché ha le stampe di... la stampa di Tin, che ci sono parecchie copie, però poi abbiamo solo 200, 300, 500 copie, quindi se si inizia a giocare iniziano un po' a sparire, iniziano a alzarsi i prezzi Crossship, quindi anche questo è una carta che vi consiglio di prendere. Altra strategia che è stata supportata sia in Phantom Nightmare e in Lede, che in OCG però non c'è, perché esce dopo, cioè già uscita ma dopo, è appunto Ashened, quindi potrebbero esserci magari delle nuove carte Ashened che escono in esclusiva prima da noi e poi arrivano dopo in OCG. È una possibilità, dovete correre a prendere Ashened, secondo me non è necessario perché è un mazzo che è un po' difficile da salvare, non lo so, è partito proprio col piede sbagliato, però se vi piace il deck e volete farvelo a prescindere, potrebbe essere una buona scelta prendervi le carte prima che dichiarino nuovi supporti. Le ultime righe di questo set, essendo un set della serie Battaglia delle Leggende, ovviamente ci saranno delle ristampe di carte popolari che verranno aggiornate a foil, oltre a alcune carte a torneo che potrai utilizzare per migliorare il tuo gioco quest'estate. Che cosa potrebbe uscire? Allora, se ci guardiamo il vecchio Battle of Legends, questo è BLMR l'anno scorso, abbiamo trovato un tot di archetipi, quindi reprint, vabbè, di Punk... gli Adventurer, questa roba qui, cose che secondo me sono un po' coperte in questo set da appunto 4 archetipi nuovi che escono, quindi non penso metteranno troppa roba di archetipo lì dentro, e ci sono anche, c'è anche qualche staple in giro, una Super Poli, c'era Mascherena che stava a circa un... quanto stava Mascherena? Forse sui 10-15 euro ai tempi prima la ristampassero. Anche Super Poli sembra stesse attorno alla decina di euro, però non c'erano quelle grandi reprint eccezionali che vi sconvolgono a valore, quindi non mi aspetterei per esempio una ristampa di Trust, magari più qualcosa nell'ordine di Kurikara, quindi qualcosina che può far comodo ma che non è
proprio così, che c'ha una value enorme. E poi anche qui, se non ce li stampano solo di là negli OTS, metteci qua la roba di The Melodious, che te costa? Infine c'è sta roba qui. Però a livello di staple non so veramente se possono inventare, perché è uscita Rarity. Due Rarity ci abbiamo, che vuoi reprintare? Per i teen di Terra e Trust, E comunque, se volete preordinare questo set, mi raccomando, esce il 20 giugno, anche qui link in descrizione, codice sconto 25, così supportate il canale. E questo è quanto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, e siamo al prossimo video. Bye bye, guys.